anno. La vecchiaia si fa sentire, sta sempre dormendo. Ah, che carino! Per il suo compleanno oggi gli abbiamo comprato tutti i suoi croccantini preferiti. In poche parole, gli abbiamo fatto una grande macedonia. Sapete che vi dico? Andiamo a fare insieme i muffin alla Macedonia. Che ne dite? Li avete mai provati? Non sapete cosa sono? Seguitemi in cucina e lo scoprirete subito. Buonanotte, continuo a dormire. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, eh? Ci conto! Andiamo! Per fare i muffin alla Macedonia ci serviranno 2 uova, 125 g di farina, 100 g di zucchero, 70 ml di latte, 80 ml di olio di semi, mezza bustina di lievito per dolci, poi ci servirà una banana, una mela e delle fragole tagliate tutte a pezzettini, insaporite con succo di limone. E un cucchiaino, circa un cucchiaino e mezzo di zucchero. Come prima cosa andiamo a mettere le uova in una ciotola. Quindi con una frusta andiamo a sbatterle. A questo punto aggiungiamo lo zucchero. Ora uniamo latte e olio. A questo punto andiamo a setacciare la farina insieme al lievito nel nostro impasto. Io il lievito sto usando quello vanigliato. Come vedete, il nostro impasto sembra quasi una crema. A questo punto andiamo a mescolare la nostra macedonia e quindi mettiamo la nostra macedonia nell'impasto. Mescoliamo il tutto. Prendiamo dei stampi per muffin, andiamo a imburrarli. Oppure, se volete, potete utilizzare l'olio e andiamo a versare il nostro composto all'interno. Inforniamo a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Una volta cotti, diamo una bella spolverata con lo zucchero a velo. Il mio pasticcio è pronto! Ecco a voi i muffin alla Macedonia, molto buoni e squisiti per una colazione perfetta! Inoltre potete usare qualsiasi tipo di frutta, secondo i propri gusti. Io ora scappo che ho tanto da fare o da mangiare. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!